Anticipazioni e spoiler terra amara. La puntata di ieri del 21 dicembre è stata caratterizzata dall'irruzione di un gruppo di banditi all'interno di Villa Yaman, dove hanno seminato il panico e il terrore generale, portando via il ricco imprenditore. Che fine ha fatto Demir? Di lui si sono perse le tracce e solo nel corso dei prossimi episodi scopriremo che Demir è stato ucciso. Zuleila lo troverà in una cella frigorifera. Ormai il finale tragico di Demir lo sappiamo tutti, ma i fan però in queste ultime ore stanno creando un bel po' di polemica perché sono increduli dell'uscita di Demir Yaman, un'uscita di scena che ha lasciato proprio numerosi fan italiani della soap opera dispiaciuti del fatto che non lo vedranno più. Abbiamo salutato il vero King, scrivono degli utenti della soap, anche se la quarta stagione è sempre un boom, non sarà però più la stessa cosa senza Demir. Lui era terra amara e quella è vera, è finita con lui, ha scritto un altro utente su Twitter. Questa fine, un altro dice, non la meritava, sono davvero indignata per questo epilogo, ha scritto un altro utente sui social. E di questi commenti ve ne potrei leggere a migliaia, tutti dispiaciuti per l'uscita di Demir Yaman. Intanto, ragazzi, per tutti gli appassionati della soap opera, domenica 24 dicembre è in programma un pomeriggio speciale in compagnia proprio dei vari protagonisti di Ciuccurova. Alle 15 sarà trasmessa una nuova puntata inedita della soap che andrà avanti fino alle 16:30. Nel frattempo, però, dimmi tu cosa pensi dell'uscita di Demir Yaman.